Ciao a tutti, sono Marco Togni e vi volevo far vedere in questo video la Canon G11, che è questa macchina fotografica che ho portato in Giappone. L'ho comprata in Italia da Foto Gilberti, dove tra l'altro costa meno che in Giappone, quindi è tutto dire. Vi consiglio infatti di andare su Google e digitare Foto Gilberti, trovate il sito. Io acquisto molte cose lì, tra l'altro. Dicevo, mi è piaciuta moltissimo. Ha alcune funzionalità molto buone, secondo me vale tanto come una reflex digitale di qualche anno fa. Infatti, questa compatta, che è anche bridge, diciamo, permette di selezionare le varie modalità di scatto e è utilissima, secondo me, per chi magari inizia a fotografare e insomma vuole fare alcune prove e capire un po' di cose, no? Le cose belle secondo me di questa macchina, oltre al fatto che appunto non fa rumore ad alti ISO, alti insomma, fino a 800 ISO, diciamo che non sgrana particolarmente. Se fate una foto per internet a 800 ISO non vedete niente, invece magari stampandola un po' grande qualcosina vedete, però comunque vi dirò, fino a 800 è buona. Ha uno zoom di 5x, non 5 megapixel, scusate. Vedete, appena si accende c'è l'obiettivo qui che esce, poi qui c'è lo zoom, quindi l'obiettivo si allunga e togliendo l'obiettivo si accorcia. Una cosa che mi piace moltissimo sono le ghiere che ci sono sopra, nella zona di sopra. Allora, ci sono in questa parte, vedete, c'è una ghiera che è utile per, cioè serve, non è utile, serve per modificare la modalità di scatto, no? Vedete, io sposto questa ghiera, adesso ad esempio sono in program, qui invece sono in modalità di tempo, modalità di apertura, lasciamo apertura, no? Tanto per fare un esempio. E in questa parte, questa è la ghiera di sopra qui, mentre nella ghiera di sotto possiamo modificare l'ISO. È comodissima questa cosa perché so che quando tipo ero a Tokyo, magari sei lì che scatti qualcosa, vedi che non funziona, ta, beh, non modificata qua. Invece magari altre macchine devi cliccare, menu, entrare, modifica, ISO. Sono un po' più complesse, no? A me piace molto questa meccanica qui. E in questa zona qui invece c'è l'esposizione, che questa qui è veramente fantastica, questa ghiera. Un po' come le reflex, no? Che hanno l'esposizione direttamente sulla ghiera qui. La ghiera che è qui serve per modificare, a seconda della modalità in cui state scattando, tempo o diaframma. Basta girare. Poi qui, sempre in questa zona della macchina, vedete, posso impostare macro o altre cose, l'autoscatto e dicevo appunto questa è la ghiera da girare per modificare le impostazioni della macchina. Adesso mi state vedendo. Il pulsante di scatto si trova qui sopra, in questa posizione, ma mi sono trovato benissimo, direi. Ho fatto anche delle fotografie dall'alto di Tokyo col cavalletto di notte, che potete anche trovare sul mio sito www.marcotogni.it, e secondo me è una macchina che veramente vale la pena. E tra l'altro qui sopra anche un flash, una slitta flash. Quindi potete agganciarci un flash, ci sono sia flash piccoli, ce n'è uno proprio indicato per questa macchina, ma potete utilizzarlo anche con i flash professionali. Io l'ho utilizzato con il 580 EX2 e ottima, direi. L'unica cosa un pochino che mi ha lasciato molto perplesso, anche perché non volevo acquistare all'inizio proprio per questo svantaggio, è il fattore video, cioè fa dei video molto buoni, anche come dettagli, come resa cromatica, come tutto, no? Se andate sul mio canale di YouTube potete vedere un video che ho fatto ad Hakodate, dove mangio il ramen, cercate ramen Hakodate e si vede tipo ad esempio del fumo dello chef che sta preparando questa zuppa giapponese. E il fumo è molto, abbastanza dettagliato, insomma, no? Anche come colori e come sfumature soprattutto. Quindi diciamo una gamma dinamica ottima, soprattutto anche per i video, no? Non solo per le foto. E però ha lo svantaggio che è 640x480 pixel il video, che insomma sono le macchine fotografiche abbastanza vecchie, ormai tutte le macchine fotografiche anche compatte hanno video almeno HD.
Quindi speravo almeno che questa fotocamera facessero dei video, facessero insomma la possibilità di mettere dei video HD, ma così non è stato. Ed è per questo che ho comprato la telecamera della Sanyo, videocamera della Sanyo, che poi magari un giorno vi recensisco, che è quella che sta filmandomi in questo momento. Una cosa bella che a qualcuno piace, ma secondo me è una cavolata unica, è questo monitor esterno, cioè estraibile. E praticamente vedete, c'è questo monitorino, si può estrarre, ruotare in una direzione, così. È utile, ma non lo so sinceramente. Cioè, la cosa per cui è più utile secondo me è proprio autofotografarsi, cioè ci si gira il monitor e magari con gli amici, adesso non vedete la fotocamera, però fai così, magari dici ah, hi, così e ti scatti. Però sinceramente non vedo questa grande utilità, anche perché comunque ha un buon grand'angolo e anche facendo così è difficile non inquadrarsi, insomma. E qualcuno diceva che questo monitor potrebbe essere utile, ad esempio, tenendolo in questa posizione, si mette la macchina in alto, così quando c'è la folla di gente, no? Si guarda dentro nel monitor e si scatta. È utile per molte situazioni, sicuramente, però c'è da dire che, ad esempio, la 5D Mark II che ho qua, e poi magari vi recensisco anche quella, ve la faccio almeno vedere, non è una recensione completa. Comunque, dicevo, la 5D Mark II facendo così, anche senza monitor estraibile, con il monitor LCD che ha, si riesce a vedere con una buona angolazione, quasi anche stando perpendicolarmente o parallelamente, insomma, standoci proprio sotto, si riesce a vedere benissimo comunque il monitor. E con questa non è così, però diciamo che non vedo sta grande utilità nel monitor esterno. Magari è costato di più a Canon fare una cosa del genere, l'ha fatta pagare a noi consumatori, diciamo così. Sì, poi anche il mirino, cioè si può guardare all'interno, non c'è dentro un monitor, no? C'è dentro proprio, diciamo, un buco. E 10 megapixel rispetto alla Canon G9, ha meno megapixel questa macchina fotografica, perché Canon ha capito, anche su richieste di chi ha comprato la G9, che è meglio avere una macchina magari con meno megapixel ma con più resa cromatica e gamma dinamica, perché chiaramente quando voi fate una fotografia non è importante che abbia una dimensione enorme per essere tagliata o quant'altro, è importante che ci siano dei colori decenti. Non so se avete presente le macchine fotografiche compatte abbastanza vecchie, che magari fotografavate il cielo, che era, che ne so, grigio, comunque azzurrino, poco azzurrino, magari viene un cielo bianco, bianchissimo. E questo era anche per il fatto che non aveva molta resa dei colori le macchine di una volta, ma anche adesso ci sono macchine del genere. Invece questa macchina qua, devo dire che mi è piaciuta molto. Qua sotto c'è lo slot della batteria, poi non so se vi interessano queste cose, comunque c'è la batteria. Schede sono le solite sedili che vanno su tutte le compatte adesso. Nient'altro da dire, ma nient'altro direi. Ci siamo su tutto, macro la fa un centimetro, 2 cm. Poi se volete sapere altri dettagli, qui sotto c'è chiaramente il buchetto per attaccarci il cavalletto. Se volete sapere altri dettagli su questa macchina, andate su internet, sul mio sito www.marcotoni.it o insomma sul sito della Canon o su tanti altri siti, insomma, perché i dettagli tecnici non ve li sto qua a illustrare tutti, mi sembra abbastanza inutile, volevo solo farvi vedere proprio com'è la macchina. Il peso è abbastanza contenuto, quando l'ho vista io su internet ho detto madò che gigante, invece comunque sta in tasca, no? Sì, è un po' ingombrante, però è piccolina, no? Considerate che comunque le mani piccole, non ho delle pale. Chiaramente non ci potete fare le fotografie di reportage dove ta 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 così. Però quando voi premete, insomma, scatta velocemente, fate, non so in raffica quante fotografie fa, forse 1 al secondo, forse 2 al secondo, 2 al secondo forse. Però questo non ve lo so dire sinceramente. E niente, eccola qui, Canon G11, ve la consiglio, compratela da Foto Gilberti, non è pubblicità questa, è proprio un consiglio. E basta, finito qua, allora ci vediamo al prossimo video, venite sul mio sito www.marcotani.it. Ciao ciao!